E amico tuo il mulo su Politemin. Viso! Bella amici del tubo, bentornati nel nostro canale. Oggi è la prima puntata delle top 5 delle ragazze più belle di tutti i videogiochi. Nice. Quindi, se vi piace questa serie, se vi piace questa classifica, lasciate un bel mi piace. Spolliciate e commentate, fatelo sapere. Scrivete nei commenti qual secondo voi è la ragazza più bella, così per sapere. E niente, iniziamo con la quinta posizione, la top 5. Nella quinta posizione troveremo Bayonetta da Bayonetta Series, una delle eroine più giovani e sicuramente più particolari di sempre. Direttamente dal videogame Bayonetta spicca per il suo eccentrico modo di combattere, riprendendo quelle che sono una delle peculiarità delle donne, i tacchi. Bayonetta è in grado di sferrare una serie di colpi direttamente dalle pistole poste accanto ad essi. La sua storia è l'eterno conflitto bene e male, angeli contro streghe, dove il bene, questa volta però, è visto dalla parte delle streghe. Un altro esempio di come molte volte i nostri preconcetti non ci fanno valutare altri punti di vista, ma giocando a questo gioco vi ritroverete di colpo a fare il tifo per questa sexy e indipendente strega. Il tutto è legato da un'ottima dose di humor. Bayonetta sa sempre come farci sorridere. E ci capiamo, eh? Alla quarta posizione possiamo trovare Jodie da Beyond Two Souls. Jodie fin da piccola è sempre stata una bambina molto speciale. La sua peculiarità extrasensoriale è stata oggetto di studio di molti scienziati e ha procurato tanta paura nella sua famiglia al punto di spingere i suoi genitori ad abbandonarla completamente. Jodie ha sempre dovuto cavarsela da sola, lottando per la sua indipendenza sapendo di non poter fidarsi di nessuno, se non di Aiden, il suo spirito guida. Il modello 3D del personaggio è stato ricalcato dall'attrice Ellen Page. Di' ai tuoi amici che devono lasciarmi in pace, o la prossima volta io vi ammazzerò tutti. Iniziamo a salire in terza posizione, quindi nel trofeo di bronzo. Podio! Siamo sul podio, sì, Marco, vediamo chi c'è. Al terzo posto troveremo Jill Valentine da Resident Evil. Poliziotta e fondatrice dell'unità STARS, Jill Valentine è nota per le sue incredibili doti. Accompagnata dal suo compagno Chris Redfield, si è occupata di molti casi legati al bioterrorismo. Bella, intelligente e in grado di uccidere zombie. Ogni uomo dovrebbe avere una donna così al proprio fianco. Al secondo posto troviamo Lightning da Final Fantasy XIII, la serie. Forte, fiera di sé e concentrata sul suo obiettivo. Dalla serie di Final Fantasy, Lightning è la prima protagonista donna di questa saga. La sua arma è una spada che all'occorrenza può trasformarsi in una pistola. Solitaria e temeraria, ha sviluppato anche un forte senso di protezione per i più deboli e per la giustizia. Lightning è la protagonista anche del terzo sequel della saga Lightning Return e co-protagonista di Final Fantasy XIII parte 2. Finalmente ragazzi siamo arrivati al primo posto e secondo voi che abbiamo scelto? Due medaglie d'oro per lei al primo posto, Lara Croft da Tomb Raider, Tomb Raider, non poteva mancare. L'eroina per eccellenza, una donna che non ha mai avuto bisogno di un uomo al suo fianco per essere notata. L'unico uomo rilevante della sua vita fu il padre, che le insegnò ad essere indipendente tramite lo studio e l'esplorazione. Lara ha subito molte evoluzioni nell'arco delle sue avventure. Dal nuovo remoto di Tomb Raider, Lara è una giovane archeologa, intimidita dal mondo esterno, ma con la voglia di conoscerlo. Ha ispirato molti personaggi, tra cui quello della bellissima Angelina Jolie, che ne ha interpretato il ruolo in due film. Rise of Tomb Raider, il nuovo capitolo del remoto della saga, è uscito qualche mese fa per Xbox One. Ma i meloni restano i suoi. Ok, la top 5 era finita, questa qua era la nostra classifica, chiaramente una classifica personale. Esatto. Scrivete nei commenti quale ragazza dei videogiochi più sexy preferite voi, anche quella che non è in questa lista, qualsiasi. Qualsiasi, qualsiasi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, di commentare e di condividere il video. Qui dai fratelli Cuoca è tutto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! È stata eliminata. E secondo me annunceranno, anzi secondo molti annunceranno proprio questo DLC Underground.